settimana scorsa eravamo stati in azienda, oggi siamo qui da Biava che ci parlerà del suo moscato. Possiamo aprire la bottiglia per degustarlo? Certo, sono venuti qua apposta. Questa è una grande fatica che ci viene ripagata in questo momento. Allora, stiamo assaggiando un moscato di scanzo del 2007, quindi un moscato di scanzo abbastanza maturo. Noi abbiamo da qualche anno sposato un po' questa scelta di proporre ai clienti dei moscati di scanzo abbastanza maturi. Pronti da bere? Pronti da bere. Ecco, diciamo, il moscato di scanzo ha da giovane, quando una bottiglia è molto giovane, tendenzialmente ha dal punto di vista aromatico si presenta molto fruttato. Tendenzialmente poi dipende dalle aziende, dalle cantine, dalle annate, da mille cose, però normalmente è molto fruttato. Invecchiando, maturando, affinandosi, diciamo che col passare del tempo questi aromi tendono a diventare un pochino più speziati, più eleganti, più fini, più piacevoli per quanto riguarda il nostro gusto. Comunque adesso lo assaggiamo e vediamo se questa cosa viene confermata. Ecco, il moscato di scanzo, un moscato passito rosso, uno dei pochissimi moscati passiti rossi, questo colore rosso rubino. Ma è possibile che sento l'incenso? Sì, è possibile, l'incenso è proprio uno dei profumi più un presenti, che si sente proprio, più presenti nel nostro prodotto, è un marcatore che lo distingue un po' dagli altri passiti ed è molto piacevole. Il naso spicca proprio questo profumo di incenso e una nota di pepe. Una nota di pepe, poi in tutte le sue forme, pepe rosa, sì. Pepe nero, si sente in maniera abbastanza evidente la salvia, si sente pur essendo 2007 ma ancora tutta una parte di frutto rosso, quindi sentiamo, ad esempio io sento in maniera molto nitida la ciliegia sotto grappa, sì. La ciliegia sotto spirito, quasi la malasca sotto spirito, la prugna e un po' tutte le confetture di frutta, dalla marmellata di pomodoro verde alla marmellata di prugna. È impressionante comunque l'incenso. Sì, l'incenso in questo bottiglia in particolare veramente sembra di essere in una sagrestia quasi. A farlo sentire, perché veramente è strepitoso. La cosa piacevole secondo me di questo prodotto è che ha una corrispondenza naso-bocca eclatante, cioè quello che sentivamo al naso viene confermato assolutamente. Un'armonia veramente. Ha una, non nulla spicca, teniamo presente se di fronte a una omino che ha almeno 15 gradi alcol con un residuo zuccherino abbastanza importante, un'acidità molto importante, però è talmente equilibrato che risulta piacevole, è moderatamente dolce, fresco, non è assolutamente stucchevole, è un prodotto che può essere tranquillamente abbinato alla pasticceria secca, può essere tranquillamente abbinato a dei cioccolati non eccessivamente fondenti. Che formaggio lo abbineresti? Se dovessi abbinare un formaggio lo abbinerei, ormai è collaudatissimo questo abbinamento, l'abbiamo proposto in tutte le forme, abbinerei una Stracchitult, il nostro formaggio autoctono della zona, magari con del miele di castagno abbastanza amaro per creare un po' contrasto, anche se ritengo che il moscato di scanzo sia comunque un grande vino da meditazione, da chiacchiere, quindi io lo abbinerei comunque solo a una buona compagnia. Secondo me il moscato di scanzo va bene. Sono in buona compagnia, vi ringrazio Emanuele. Saluto. Alla prossima. Grazie. Ma